Benvenuti a Future Camp Europe. Ci troviamo all'Acquario di Milano per parlare dei mestieri del futuro. Prima di tutto le biotecnologie sono industrie, sono aziende che fanno profitti. Facendo profitti hanno bisogno di tutte quelle funzioni che un'azienda normale ha, quindi passando dalla direzione commerciale, dalla direzione marketing, dalla direzione di stabilimento, dalla ricerca e sviluppo e dalle pubbliche relazioni. In tutte queste funzioni oggi c'è la necessità di avere persone brave, competenti, che abbiano fatto una laurea, ad esempio in biotecnologie, e che poi abbiano messo un qualcosa in più come studi secondari a seconda della posizione che vogliono ricoprire. Sono Annalisa Balloia, amministratore delegato dello spin-off Micro4U. Micro4U è uno spin-off dell'Università degli Studi di Milano che ha l'obiettivo di sviluppare, produrre e commercializzare dei prodotti a base di microorganismi. Mi chiamo Daniela Iabes, sono una microbiologa. Mi sono occupata di ricerca e sviluppo di antibiotici per oltre 35 anni, partendo dalla grande azienda e poi, pur in età avanzata, decidendo di mettermi in proprio, correre il rischio e quindi utilizzare competenze e esperienza per un'iniziativa imprenditoriale propria. L'agenda politica italiana o europea come aiuta queste nuove piccole imprese che vogliono intraprendere questa nuova carriera? Sono Elena Sgravatti, amministratore di RB, Istituto di Ricerche Biotecnologiche. È un'azienda del Vicentino, facciamo attivi vegetali con un processo biotecnologico utilizzando la coltura di cellule. Buongiorno, sono Sara Cantone, amministratore delegato della Spring SPA di Trieste. Lavoriamo nell'ambito delle biotecnologie e soprattutto degli enzimi mobilizzati. I nostri atenei, comunque l'università, è pronta, diciamo italiana, a collaborare, ad essere sicuramente il ponte poi per aiutare i nostri ragazzi a fare esperienza all'estero, a collaborare con istituti di formazione. Sono Alberto Stiraldi, insegno chimica e fisica per il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari presso l'Università degli Studi di Milano. Mi chiamo Cinzia Minchise, sono nutrition manager per Danone. Mi occupo di nutrizione per l'Italia, per la Spagna, per il Portogallo e per le Canarie. Scegliamo un'università per passione, soprattutto perché no, biotecnologie, in quanto è un settore in assoluta espansione, ma facciamolo tenendo presente che possono non solo impiegarsi nella ricerca e quindi non solo camici bianchi.